Lights out! Ciao raga, oggi è dovuto trovarci Miro per provare l'allenamento del salto. Buonasera. Oggi facciamo un breve riassunto, un breve recap dell'allenamento che dovrà fare durante le prossime 6 settimane. E niente, vedremo come andrà i suoi proseguimenti nelle prossime 6 settimane. Ci manderà un video su quanto sarà migliorato. Adesso faremo un po' di test per vedere un po' da dove partire. Yes. E poi vedremo un po' come muoverci. Ok, prova adesso. Approccio lento, accelerazione finale. Grandissimo, grandioso. Sei a tanto così al soffitto. Allora, ti consiglio di provare a metterci il gomito adesso. Vai, accelera. Così, così mancava. C'ero. Signori, parte già dalla mola base, quindi... Meno male. Vuoi provare un berrettino per provare la testa, però... Sono tentato, ma... Okay guys, now it's game time. So I will compare the two running approach between me and Miro, and you have to tell me what's the most difference between the running approach. I counted 3 big difference and you have to tell me in the comment. Let me know. In the next videos, I will do a vertical jump analysis of the running approach, and I hope that this can help you to understand how to do a better running. Ecco, una serie che faccio io è questa, ad esempio. Adesso faccio la prima veloce, la seconda con rimbalzo, cioè tranquilla, e la terza con un passo di un corso solo. E per alternare sempre, perché il corpo è sempre stimolato. Quindi da qua. Un passo. Ok. Questa è una serie. Ok. Oh, Cristo Dio. Un passo. Perfetto. Ok. Ok, guarda qua. Ok, buono. Salto in basso. Su, subito lungo, subito in alto. Esatto. Il lungo sarebbe per prepararti al salto in alto. Quindi okay. Ti piazzi. Nell'effetto non sei già all'indietro, a terra, e sei pronto subito ad andare su. Ok. A few moments later. Allora, com'è la prima volta con una trap bar? Non viene su. Non viene su. Però bellissimo. Ah ok, ci piace lo stesso. Certo. Ci piace la difficoltà. Proviamo questi 110, dai. Ci fanno con scioltezza e abilità. Vai, proviamo l'esordio. Ormai imparto anche a gestirsi da solo. La tensione è tanta. Non si fa. Ma con la tensione ti aumenta la forza, vi ricordi? Livello di attivazione estremo. Esatto, attivazione muscolare 3. 3? 3, sì. Quando vuoi, spingi, vai, mica facilissimo. 2. Troppo comodo, ormai diventi... Vai, siamo pronti per la seconda serie. Siamo abbastanza carichi. Intenzione, super saiyan di terzo livello. Ok, perfetto. Comoda. Ormai è facile. Ok, buono. Facile.
perché è il momento di testare lo squat con 90 kg. Vediamo un po' se ce l'ha ancora. La vedo molto carico, la vedo molto carico. Vediamo se farà le promesse. Non so, dai, tanto se c'è la lampada sopra. Oddio, mi è già capitato. What the fuck? Quando lavoro al ristorante, incredibile. Allora, fai un salto. Questo non lo taglierò. Allora, come tu mi hai chiesto, stacchi 2 minuti, fai qualcosa. Io, che cosa? Fai un salto, ok, boom, lampadario. Indietro, tocca bene. Ok, vai, posso. Scendi. Uno. Due. Tre, fortissimo, è già fortissimo. È la parte più difficile. Mi sto facendo eccentrici comunque di squadra adesso. Ho visto. Ora proviamo le cose importanti. 100. Bel traguardo, tripla cifra e si vola. Sei bene. Dentro con la schiena. Sali subito. Ok, 1. Ok, 2. Ok, 3, fantastico, via. Ok, dai. Ci fa. Ah, sì, dai. Uno. Due. Yes. Con scioltezza. Direi abbastanza comodo, sì. Con agilità. Last set, last 3 rep, 160 kg. Spero di non ammazzarsi. Don't do this at home. Don't try this at home. Don't try. Make me wrestling. E per oggi abbiamo concluso qua. Ci aggiorneremo sulle sue condizioni, se migliorerà, se supererà questo allenamento. Per toccare il cielo. Esatto. Questo è il video di Zoller. Don't forget to like, subscribe, and see you soon.